Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apro la puntata parlando di lavoro ed in particolare di come il sindacato sta supportando i lavoratori. Lo faccio con Lucia Perina, segretario generale della UIL di Verona. Il supporto dei lavoratori per i prossimi mesi che cosa servirà secondo il sindacato? Ma noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, c'è bisogno, al di là della fase 1, fase 2, fase 3, che ovviamente è in mano a questi pool di medici, di scienziati che determineranno le varie problematiche, i rischi collegati alla diffusione del contagio. Io credo che quello che è stato messo in moto dal governo e quindi dal Presidente del Consiglio è stato all'inizio una fase emergenziale, quindi nessuno di noi era pronto, però quel protocollo firmato con appunto la Presidenza del Consiglio, UIL, CGIL e CISL e le parti datoriali, che sono delle linee guida per stare nei luoghi di lavoro con un minimo di garanzia di non contagiarci, quindi di non essere di nuovo in balia della diffusione del contagio. Questo era necessario, così come era necessario finanziare e provvedere a delle integrazioni al reddito. Così si chiamano tutte le forme di cassa integrazione, che ricordo sono la cassa in deroga, sono la cassa ordinaria, sono il fondo di integrativo salariale e sono i fondi relativi a tutta l'area dell'artigianato. Questi meccanismi aiutano e sostengono e assistono centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici e anche di aziende in questa fase. È che se poi lo Stato non finanzia nuove forme di occupazione, io temo che in questi 2-3 mesi, seppur con difficoltà, ma sospendendo l'attività, si possa con un'integrazione al reddito dare un minimo di certezza alle famiglie. Se poi non si investe su quelle professioni, su quei lavori che saranno necessari nella nuova stagione contrattuale, nella nuova stagione operativa, noi saremmo in balia di tanti nuovi disoccupati e certo non ne abbiamo bisogno, per cui insomma ci deve essere uno sforzo di tutti. Gli imprenditori che non accusino il sindacato che siamo noi a voler chiudere le fabbriche, perché il fatto di chiudere le fabbriche era per salvaguardare la salute e il benessere, che è la prima cosa importante. Per salvare l'economia e la produzione nel nostro paese serve uno Stato che investa sulle infrastrutture, che investa su quella riconversione lavorativa, che aiuti anche le imprese e aiuti a ricollocare centinaia di posti di lavoro che io temo verranno persi. Stiamo tornando un po' tutti alla normalità e tornando alla quotidianità ci sono anche delle incombenze che dobbiamo affrontare, come quella della dichiarazione dei redditi. Allora, per farlo con serenità mi sono fatta aiutare e consigliare da Gigi Giordano, che è responsabile del CAF UIL di Verona. Non vi siete mai fermati, ma dal 4 di maggio avete riaperto gli uffici. Sì, è così. Noi abbiamo riaperto le sedi e il 4 maggio, da lì in poi, manterremo le sedi aperte con gli orari normali, abituali del CAF. Ma in effetti i motori del CAF di Verona non si sono mai spenti. Abbiamo continuato a lavorare sempre. Quindi da marzo, relativamente al 7:30, fino al 3 maggio abbiamo lavorato con sistemi online e attraverso il nostro portale, ma abbiamo implementato il nostro portale con un sistema di comunicazione con i nostri utenti che permette ai nostri utenti di collegarsi, di guardare lo storico delle loro dichiarazioni, di prendersi appuntamento in piena autonomia senza fare code telefoniche, di spedirci documenti e noi li vediamo e di ricevere il 7:30 direttamente a casa, comodamente seduti sul divano senza fare niente. Con questo stesso sistema abbiamo fatto i modelli ISE, i RED, tutto quello che c'era da fare. E l'abbiamo fatto telematicamente e con la stessa funzionalità. Dal 4 abbiamo riaperto e quindi dal 4 in poi noi accettiamo i nostri utenti nei nostri uffici, chiaramente in piena sicurezza e nel rispetto delle normative, delle norme igienico-sanitarie previste per il Covid-19.
Gigi, una domanda, ma se qualcuno non avesse la possibilità di usare questi sistemi telematici molto, molto performanti, prende appuntamento e ovviamente gli darete già delle indicazioni nel momento in cui prende l'appuntamento, dei documenti che servono, come funziona, cioè come ci dobbiamo comportare? Certo, si possono utilizzare i canali di sempre, quindi possono telefonare, chiederci un appuntamento, noi daremo un appuntamento preciso ed in quell'ora il nostro utente entra in una corsia specifica, arriva dall'operatore che gli farà il 7.30 in perfetta sicurezza, dopodiché esce e se ne arriva col suo 7.30. È chiaro che quando telefona noi daremo tutte le informazioni che servono. Intanto chiediamo, hai già fatto da noi, così vediamo se abbiamo già documentazione e dati in archivio. Non l'hai fatto da noi, benissimo, e ti registriamo subito. Per cui si hanno dei dubbi, ma noi in ogni caso sempre, anche fuori dalla campagna fiscale, se ci chiamano utenti iscritti o non iscritti, noi cerchiamo di dare informazioni e di essere utili più possibile. Quindi è così. Allora Gigi, sappiamo che siete operativi, sappiamo che il tempo anche per presentare le dichiarazioni dei redditi si è un po' allungato, quindi non abbiamo urgenze o scadenze imminenti. Sì, è così, nel senso che inizialmente la scadenza era il 23 luglio e dal prossimo anno, dal 2021, la scadenza naturale del 7.30 sarà il 30 settembre. A causa del problema del Covid-19, questa scadenza del 30 settembre è stata anticipata al 2020, quindi la scadenza per l'elaborazione e trasmissione del modello 7.30 è il 30 settembre. È chiaro che la trasmissione del 7.30 ha un carattere di tipo dinamico, mi spiego meglio, cioè se uno lo fa prima prende il soldo prima, quindi se uno lo fa se ha un rimborso, se uno lo fa a settembre, chiaramente la comunicazione contabile al suo datore di lavoro o all'ente pensionistico arriverà ad ottobre, quindi li prenderà dopo, quindi insomma se si fa prima è meglio, ecco questo voglio dire, però c'è tempo fino a fine settembre. Allora, io ti ringrazio Gigi, vorrei solo ricordare, se mi puoi aiutare, l'indirizzo del portale al quale ci si può collegare e anche il numero di telefono del CAF Will. Sì, il nostro indirizzo del portale è www.cafwill.it. C'è un campo, c'è scritto hashtag da casa tua. Quindi si clicca lì, se uno non è registrato, in maniera semplice, snella, si registra e da lì in poi a questo canale diretto con noi, qualunque cosa noi facciamo per lui, lui la vede, si può prendere l'appuntamento, può fare direttamente il 7.30 stando a casa sua. Quindi cafwillverona.it e cafwill.it, scusate. E invece il telefono è sempre il solito 045 52 80 72 ed è un numero unico per qualunque sede del Cafwill di Verona. Quindi 045 52 80 72, vi aspettiamo. Grazie Gigi, ci vediamo la settimana prossima. Grazie, a presto. Ciao, grazie. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Osservare un dispositivo digitale è diverso rispetto a un libro o a un giornale, come erano abituate le precedenti generazioni. L'utilizzo dei dispositivi costringe a una distanza di visione mediamente più bassa, tra i 20 e i 40 cm, e a dover leggere testi piccoli o scorrere continuamente tra le immagini e il testo con una continua richiesta di messa a fuoco. Questo sforzo può generare dei disturbi anche nei più giovani, come mal di testa, dolori posturali e affaticamento visivo. Questi sintomi si manifestano perché la domanda visiva supera l'abilità visiva e un problema visivo non corretto può enfatizzare i sintomi. La nostra soluzione per il benessere visivo dei più giovani è la lente monofocale voluta Stink di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Molto
molti di voi in queste settimane si saranno trovati a dover lavorare da casa utilizzando software che magari non conoscevano e applicazioni che non si sono mai usate. E per questo ho incontrato oggi un imprenditore che si occupa proprio di web e di software per capire come le aziende dovranno cambiare e ristrutturare anche nuove competenze interne e se questi strumenti saranno effettivamente ancora utilizzati dopo questo nostro cambio di quotidianità. Oggi ho qui con me come ospite Roberto Gherardi, Direzione 22. Grazie Roberto per essere qui con noi oggi. Grazie a te, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora Roberto, queste settimane sono state settimane molto particolari, impegnative, quindi voi che vi occupate di software, sistemi, web, insomma tre aree che ovviamente hanno avuto un incremento esponenziale di attenzione in queste settimane. Che cosa è successo? Ce lo vuoi raccontare? Allora, quello che è successo dal punto di vista sanitario lo conosciamo tutti, purtroppo. Dal punto di vista tecnologico è stata un'occasione, possiamo definirla così, per ripensare un po' quella che è la comunicazione, quella che è l'utilizzo della tecnologia a beneficio delle persone, a beneficio anche delle aziende. Noi qua ne siamo una riprova, perché normalmente probabilmente questa intervista l'avremmo fatta di persona, invece con la tecnologia e il supporto riusciamo a condurla in porto anche ognuno dal proprio ufficio. E questa è un po' la rappresentazione che un po' tutte le famiglie, ad esempio, che hanno avuto gli alunni a scuola hanno toccato con mano, con le lezioni distribuite via web e con tutto quello che è la parte produttiva che in questi due mesi ha potuto sopperire a questa forzata riflessione che ci ha imposto il disastro a cui ci siamo andati incontro. Da imprenditore, ma anche da chi vende questo tipo di supporti alle aziende, che cosa ci ha insegnato allora questa pandemia in sintesi, secondo te? Ci ha insegnato che comunque allora, la riflessione più strana, che comunque mi ha colpito di più, è che mentre prima gli imprenditori erano focalizzati nel collegare quello che era la produttività delle proprie forze lavoro alla presenza fisica e quindi diciamo dover distribuire quello che era il lavoro sulle 8 ore, oggi stanno spostando di più la valutazione sugli obiettivi, quindi assegnano obiettivi, lasciano ovviamente sempre fatto salvo la possibilità della tipologia di lavoro che uno svolge, lasciano la possibilità dell'autoprogrammazione sulla base della propria disponibilità personale e la valutazione non viene più fatta sulla presenza fisica ma sul raggiungimento degli obiettivi in determinati step. Questo secondo me è stato il cambio di paradigma più importante che ho visto colloquiando in qualche modo con gli imprenditori. E ovviamente tutto questo però deve essere supportato da una tecnologia che permetta di mantenere uno standard produttivo di un certo tipo. Questa è la grande scommessa che abbiamo noi in Italia, che ci differenzia un po' dal resto d'Europa e per cui noi siamo un po' in ritardo. Stiamo recuperando, devo dire la verità, però siamo un po' in ritardo su quella che è la disponibilità di un'infrastruttura che sia veloce e disponibile. Parliamo di persone, cioè quali competenze secondo te, Roberto, serviranno per restare nel mercato per le piccole e le medie imprese? E voi come Direzione 22 come potete aiutarle? Il problema della sicurezza sarà il problema principale per cui andremo, perché ci saranno problemi di sicurezza dei dati che riguardano la privacy, ma ci saranno problemi di sicurezza dei dati che riguardano anche il funzionamento dei nostri sistemi a casa, dei nostri punti curti, la nostra sicurezza personale e perché no anche la sicurezza finanziaria, perché tutte le transazioni che facciamo debbono comunque avere la garanzia che si concretizzino nella maniera più sicura possibile. Quindi alla domanda che competenze servono, competenze tecnologiche, ma questo vediamo per scontato, ormai anche se non sono banali, vediamo per scontato, ma servono soprattutto delle competenze, avremo delle nuove figure che saranno dei security manager in azienda perché si dovranno occupare esclusivamente della sicurezza dei dati. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere grazie stato con noi, ringrazio Direzione 22 e tutto il vostro team per averci raccontato quello che è lo scenario anche futuro di questo percorso che faranno anche le aziende e ci rivedremo presto naturalmente sempre con il lavoro a 360 sarà gradi. Grazie Roberto. Ciao, a buona presto. Giornata. Ciao, grazie. Siamo in chiusura anche di questo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Adesso che abbiamo preso dimestichezza con il computer, smartphone, tablet, siamo multimediali,
Vi ricordo che la puntata la potete vedere anche sul nostro sito internet, dove e quando volete, con il sito www.lavoro-360.it, dove potrete riguardare tutti gli appuntamenti delle scorse settimane e anche naturalmente questa puntata. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta la settimana prossima, sempre con il lavoro a 360 gradi.